FEO School è un progetto ideato dal Servizio Studi, Valutazione delle Politiche e Organizzazione dell'Assemblea Legislativa Umbra, con l'obiettivo di dar voce ai giovani, coinvolgendoli nel processo di formazione del diritto europeo. FEO School è un Parlamento elettronico online che si inserisce nell'educazione alla cittadinanza, che è un'attività che l'Assemblea Legislativa porta avanti da vari anni. Nell'anno scolastico 2016-2017, oltre a organizzare il GADEI, simulazione del Parlamento europeo dei giovani, insieme all'Istituto Superiore Maiorana di Orvieto e all'Associazione PEG, l'Assemblea Legislativa ha presentato alle scuole PEO School, piattaforma di discussione open source, pensata per il confronto e il dialogo tra le scuole e l'ente regionale sulle tematiche europee. Una tradizione lunga che è nata essenzialmente con il desiderio di far conoscere l'istituzione regionale agli studenti, anche nel tentativo di accorciare quelle distanze che ci sono molto spesso tra il mondo della politica, delle amministrazioni e il mondo della scuola. Si tratta del primo progetto e il primo esempio in Italia di consultazione strutturata delle scuole attraverso l'utilizzo di un Parlamento elettronico online. Si fa sì che voi potete interagire e costruire delle osservazioni che possono essere prese in considerazione dalle commissioni, dall'Assemblea e poi anche dal Governo, quindi dal Parlamento, fino al Parlamento europeo. L'interfaccia grafica di PEO School è semplice e intuitiva, consente l'immediata comprensione degli argomenti che vi sono trattati. La struttura della piattaforma è molto flessibile e può essere personalizzata per adattarla a esigenze particolari. Gli studenti, in base alle aree geografiche, possono confrontarsi su temi e problematiche comuni. Un'area denominata Assemblea in Europa è stata riservata al Servizio Studi e Valutazioni per l'inserimento degli atti europei su cui gli studenti potranno proporre osservazioni. Le altre aree replicano invece i vari argomenti delle commissioni permanenti dell'Assemblea Legislativa e permettono agli studenti di inserire discussioni di loro interesse su quegli argomenti. Le discussioni su PEO School vengono regolate da tempistiche e quorum prestabiliti. Le proposte che hanno superato i quorum vengono votate con metodo Schulz, un sistema che seleziona il vincitore utilizzando i voti di preferenza. Gli studenti umbri hanno partecipato a PEO School esprimendo le loro priorità per un'Unione Europea più libera, più solidale e più inclusiva. Ritengo che in un contesto come quello attuale sia l'etica dover supportare e sostenere la società nell'inevitabile cammino verso il progresso. La nostra risoluzione propone di sviluppare le piccole e medie imprese e il modo in cui i loro prodotti vengono messi sul mercato. Abbiamo anche messo in pratica quello che abbiamo studiato, questo attraverso la realizzazione di una piattaforma di un sito web chiamato Lavoro Dunque Sono. Il tema che abbiamo deciso di affrontare è stato quello lì sul terrorismo e la sicurezza interna europea, in quanto ci è sembrato un argomento di estrema attualità. Il nostro obiettivo è quello di non cedere alla paura, all'odio che questo fenomeno può portare e quello di promuovere un'Europa unita, soprattutto in ambito della sicurezza. E abbiamo parlato anche di questo tema legato al contesto della globalizzazione, che spesso non abbatte le barriere ma ne crea di nuove. Abbiamo proposto di aiutare direttamente in patria, nei loro paesi nativi, oppure nei paesi come la Libia, i migranti, fornendogli aiuto direttamente dall'Italia. Il tema che ho proposto riguardava le relazioni transatlantiche tra Europa e Stati Uniti che cambiano in seguito all'elezione di Donald Trump. Le proposte degli studenti sono state presentate alla prima commissione consiliare nel corso di un'audizione dedicata. L'Assemblea Legislativa è stata riconosciuta tra le 30 organizzazioni pubbliche italiane che si sono impegnate in percorsi di apertura, promuovendo l'adozione di prassi virtuose in materia di trasparenza amministrativa, open data, partecipazione, accountability. Premiato dal ministro Madia nella categoria Cittadinanza e competenze digitali del premio OpenGov Champion promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Peo School ha dimostrato di essere un progetto innovativo caratterizzato da un significativo grado di coinvolgimento degli stakeholder e fortemente replicabile. Avere una piattaforma dove poter discutere con altri studenti di altre scuole della regione ci è sembrata una cosa bellissima. E Peo School perché ci è sembrato un'occasione eccezionale. Lavorare sulla piattaforma Peo School è stata un po' un'avventura, però è stata anche un'esperienza, insomma, costruttiva, è stato un modo diverso di trattare, diciamo, questi argomenti e di trattare, insomma, di Europa. Il punto di forza del progetto è la possibilità che offre ad ognuno di proporre argomenti che ritiene degni di essere approfonditi ed affrontati in maniera più precisa. No, non è difficile. Il progetto Peo School proseguirà anche nell'anno scolastico 2017-2018 con l'obiettivo di estenderne l'utilizzo e promuovere il confronto tra studenti di regioni diverse. E noi ne siamo molto fieri e siamo convinti che il progetto crescerà sempre di più. Noi andiamo avanti e poi lo promuoveremo come una buona prassi, perché vogliamo fare rete con le altre assemblee, con le altre esperienze di cittadinanza attiva, perché questo è veramente un progetto all'avanguardia.